Martedì 8 luglio 2014 ci troviamo a Firenze per un workshop organizzato da Action Group Editore in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Firenze. Il tema della giornata, del workshop di formazione, è proprio quello della riqualificazione edilizia, un tema quanto mai caldo. Il patrimonio edilizio italiano è molto vecchio e necessita di imminenti riqualificazioni, soprattutto per questioni legate al risparmio energetico e alla sostenibilità. L'obiettivo di questo convegno è formare tanti architetti e progettisti sui nuovi prodotti presentati dalle aziende e, grazie agli interventi degli importanti relatori presenti, anche a dare una visione più ampia di quello che è il futuro dell'architettura in Italia. Vediamo. Silkens, nell'ambito della riqualificazione, propone un'innovazione nel settore del mondo del cappotto. Abbiamo sviluppato con Eni Versalis, tutti quanti voi conoscete Eni, per cui il colosso italiano, un nuovo pannello, sempre in EPS, con una tecnologia migliorativa in termini di performance di lambda. Per cui il concetto qual è? Poter proporre un sistema cappotto che possa ridurre leggermente gli spessori, per cui in linea con quello che è il principio di sostenibilità, per cui minor materiale più sostenibilità, è anche un principio innovativo dal punto di vista tecnico che va anche a sostituire le lastre in grafite, evitando tutte le problematiche che la grafite ha. Per cui quello che è il contenimento dell'irraggiamento della luce del sole. Action Group si è comportato bene, in quanto siamo ormai partner. Quest'anno abbiamo pensato di fare insieme ad Action Group circa 8-9 eventi. L'abbiamo sperimentato l'anno scorso e devo dire che è un partner valido, soprattutto in quelle città dove diventa difficile poter sostenere un convegno da soli.